Idea Web con Giorgio Frare e Davide Isoardi. Stiamo dunque parlando di promozione e di Scarnafigi, seconda serata del calcio incontri, quello di Fossano. Scarnafigi presente per parlare un po' di calciomercato. Mister, partiamo da te, da una prima domanda che di mercato non è, nel senso che lo Scarnafigi ha voluto per la prossima stagione puntare su tanti giocatori della stagione appena conclusa. Qual è la filosofia che c'è dietro questa scelta? L'altro anno è stato un gruppo unito, coeso, che ha fatto bene, quindi abbiamo giustamente tra me e la società di scegliere di continuare con la stessa linea, ringiovanendo con un paio di 2006, perché sono andato a far giocare il 2006, e poi innesti importanti tipo Isoardi. Quindi la scelta è stata quella di continuare con la linea che è andata bene l'altro anno. Ecco, Davide, il tuo approdo a Scarnafigi da quel di Busca, in realtà non molti chilometri, però cosa ti ha portato a fare questo passo in questa stagione? Ma come ho già detto in intervista precedente, sicuramente mi ha colpito la società, le persone che sono attorno a questa società, perché sono sicuramente delle brave persone che ci tengono allo Scarnafigi a far bene, e quello è uno dei fattori che mi ha stimolato di più. Poi sicuramente la squadra la conoscevo, perché in questi anni ci siamo sempre scontrati in campo, quindi molti giocatori li conoscono. E comunque una società che negli ultimi anni è sempre stata o nei playoff o a ridosso dei playoff, quindi siamo di nuovo qua e cercheremo di fare meglio degli anni passati, anche se comunque il campionato quest'anno sarà abbastanza tosto, perché scendendo squadre importanti dall'eccellenza e salendone altre dalla prima categoria, ma noi ci faremo trovare pronti, quello sicuramente. Mister, cosa ci possiamo aspettare da questo Scarnafigi in questa stagione? Noi l'impegno lo mettiamo al massimo, sicuramente l'obiettivo è di migliorare i risultati dell'altro anno, anche se non sarà facile, perché come diceva anche Iso, quest'anno il campionato sarà difficilissimo, con molte squadre scese, molte squadre salite importanti. Sicuramente noi la voglia di migliorare c'è sempre, il gruppo c'è, quindi cercheremo di fare il meglio possibile e arrivare al risultato possibile. Prima cosa fondamentale è la salvezza, poi da lì punteremo tutto il resto. Un'ultimissima domanda anche per te, Davide: qual è il contributo che ti piacerebbe dare allo Scarnafigi in questa stagione? Ma sicuramente la cosa che mi piacerebbe di più è riuscire comunque a dare qualcosa ai giovani che ci saranno, perché comunque sarà una squadra molto giovane, e la cosa che mi piacerebbe di più è riuscire a dare qualcosa a questi ragazzi, portando un po' della mia esperienza, anche se ho solo 30 anni, ma comunque ho già giocato anche in altre categorie, quindi spero di aiutarli e di quello penso che è la cosa più bella che possa. Grazie mille. Grazie.